Buon pomeriggio a tutti. Mi presento, sono Angela Cocita e oggi ho il compito di rappresentare la lista della Democrazia Cristiana. Vi porto i saluti del segretario regionale Stefano Cirillo e del segretario nazionale Toto Cuffaro, che per impegni liste europee che ci tengono impegnati adesso non possono essere presenti. Oggi mi presento e voglio fare veramente in bocca al lupo il nostro candidato sindaco Walter Tesauro, e anche la Democrazia Cristiana oggi fa una scelta di campo con Walter Tesauro. Abbiamo una lista di professionisti, di uomini e donne che stanno scendendo in campo con tanto entusiasmo perché credono realmente in una rinascita di Caltanissetta. Anch'io sono nata a Caltanissetta, anche se sono di Sommatino, ho studiato qui a Caltanissetta e per me oggi è una grande emozione. Una grande emozione perché vedo negli occhi delle persone che hanno perso tanta fiducia negli anni, soprattutto qui a Caltanissetta, perché Caltanissetta è il centro della nostra provincia e perché il centro della nostra provincia va rispettata tale. Non è possibile che vengano messi da parte dei valori, degli ideali, e noi come Democratici Cristiani crediamo in questi ideali e valori perché il nostro grandissimo segretario nazionale Toto Cuffaro ha messo al centro degli ideali a sostegno delle persone più anziane, dei giovani. Infatti riveste un ruolo così importante da giovane donna. Su Caltanissetta abbiamo lavorato tanto, perché come consigliere comunale abbiamo avuto il nostro vice segretario provinciale Tilde Falcone, che è stata anche presidente della commissione attualmente della sanità e ha collaborato molto con l'ASP, e quindi per anche azzerare le liste d'attesa ha collaborato con il nostro Walter Tesauro essendo presidente del polo. E in più una cosa che vi voglio dire è questa, che noi crediamo molto nella politica del fare e non del dire, dobbiamo dimostrare tanto. Il nostro candidato oggi a supporto delle liste ha un'aggiunta in più rispetto agli altri, che è il supporto del governo regionale, perché il governo regionale è unito e dovrà collaborare con le nostre liste, sia a Caltanissetta sia al Gela, con la nostra candidata a sindaco Grazia Cosentino, che ringrazio per la presenza, perché invece di battersi a Gela oggi ci ha voluto dedicare la sua presenza per dare anche un saluto al nostro candidato sindaco, perché i due paesi, anzi le due città così grandi ed importanti come Caltanissetta e Gela devono essere protagoniste. Ecco, noi non vogliamo scendere in campo solamente per vincere, perché è facile vincere ma poi è difficile amministrare. Noi vogliamo scendere in campo sia per vincere e domani il 10 giugno per amministrare con Walter Tesauro sindaco. Vi ringrazio. Ringrazio soprattutto l'onorevole Mancuso, che è sempre a disposizione, e per aver fatto tutto per la lista. Grazie. Un in bocca al lupo a tutti i candidati.